5, 4, 3, 2, 1, 0. Ella parlerà anche di distruzione dei caffè, molti degli speaker di questa sera hanno gli interventi più lunghi dedicati per raccontare le loro storie. A questo punto, prima di chiudere, vorrei dare sul palco solamente per un minuto, fino a Cipriani Zanotti, per annunciare il vincitore di un contest che ci sta molto a cuore da 4 anni, Filippo Cipriani. Ieri sera abbiamo visto gli 8 progetti finalisti e 2 progetti in particolare hanno, diciamo così, catturato l'attenzione del comitato indipendente di valutazione. Questi 2 progetti hanno entrambi a vedere con il mondo della coesione e della società, quindi abbiamo visto una soluzione che ci è stata proposta da Mario Martini, che è il presidente della sezione di Trieste della Associazione Italiana Cerchi, che ha modificato un oggetto molto familiare a tutti i ciechi che vedete, che è il classico bastone bianco, e l'Etismat Luce Voce non fa altro che integrare sia la microelettronica che permette all'ipovedente di avere un maggior controllo della sicurezza. In corso una sperimentazione con il Comune di Trieste sugli autobus, e quindi questo bastone intelligente dialoga con l'autobus, permettendo di dare informazioni tramite sonore all'intervento. Il secondo progetto invece arriva da una autobus siciliana, il progetto che si chiama Tourist Eyes di Massimiliano Salvi, che è il fondatore di questa autobus, integra la rete 5G con l'intelligenza artificiale, permettendo anche in questo caso all'intervento e coloro che hanno problemi in serie di visione di potersi godere anche una passeggiata di sicurezza per informazioni sui cantieri piuttosto che le strisce pedonali, tutto quello che si può. Quindi qualcosa che permette alle persone di godere della propria quotidianità. E tutti questi progetti saranno visibili nei caffè intorno all'area Zanotti? Sì, abbiamo messo in termini di legge proprio perché vogliamo concentrare questi progetti che aiutano al benessere delle persone. E ricordiamo che questi sono degli ambiti dove il movimento dei media sta facendo differenza maggiormente anche rispetto a tanti altri temi che abbiamo toccato questa sera, quindi ci sta continuamente a cuore. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Massimo Luzzelli. Grazie. E siamo arrivati alla fine, Massimo, poi non è stato anche soltanto per salutare. I was actually talking to friends. Massimo, scusa, ma non è giustamente, stai parlando di robotica. Grazie, grazie. Bene, grazie per aver assistito fino in fondo. In effetti, per quelli che sono rimasti, se guardate sotto il vostro sedile c'è un regalo. Ma no, questa non è una cosa, scusa. No, ci sono anche tutti quegli streaming che sono tutti voi. Ci stanno pensando come noi ti arriviamo in casa. L'appuntamento a questo punto è per domani che fai alla fine di Roma per una 7ª edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.